Raimondo Laino sul podio. Buonasera a tutti, grazie Marco. Buonasera. Allora, Raimondo adesso è qui sul podio, ma è stato in questo studio già da qualche ora e ha sottoposto a un esperimento il nostro Raimondo. Tra Raimondi, vi capite? Non è un caso. Raimondo Todaro, attenzione, perché tu non hai rivisto quello che è successo. No. Ecco, c'è un qualcosa che tu non sai di aver vissuto. Noi siamo andati, siamo venuti da te, con due nostri autori che hanno provato tutto quello che dicevi, proprio per renderci conto. Non so se abbiamo il filmato di Tania e di Roberto. Sono andati da Raimondo. No, ok. Sono andati da Raimondo e hanno verificato, insomma, che c'era qualcosa di importante. Poi, poco fa, prima della trasmissione, Raimondo Todaro ci ha detto: sono ben felice di provare questa ipnosi. Allora, adesso per la prima volta vedi questo filmato, perché c'è un pezzo di tua vita che probabilmente non ricordi di aver vissuto. Poco fa, quindi cos'era? 12:30, studio di Italia Sì. Vediamo cosa è successo. Ti chiedo di mettere i palmi in questa maniera qui. Tieni stretti i palmi e guarda la punta del tuo pollice. Concentra tutta l'attenzione su quel punto. Fai un bel respiro e lascia che lentamente ad ogni respiro il tuo corpo possa diventare sempre più rilassato e sempre più morbido. Benissimo. Appena dico la parola dormi, voglio che tu possa immaginare un bel pulsante nella tua mente che spegne ogni tensione. Ultimo bel respiro. Lentamente lascia che i tuoi occhi si chiudono e dormi. Lascia andare. Scivola. Conto da 5 a 1 e ad ogni numero tu scivoli sempre più in profondità, come se scendessi una scala bellissima che ti conduce nel luogo più tranquillo, più calmo. 5, 4, 3, 2, 1. Benissimo. Ora, al mio segnale, Raimondo, ti chiedo di cancellare il titolo del programma che hai condotto ieri sera insieme a Milly Carlucci. Appena hai assorbito questa suggestione, ti chiedo di fare un piccolo segnale con questo braccio. Benissimo, al mio 3 ti risvegli. 1, 2, 3. Buongiorno. Come stai? Benissimo. Benissimo, ti ricordi il mio nome? Sì, è il mio, non mi posso sbagliare. Non ti puoi sbagliare. Ti faccio una domanda però. Tu ti sei svegliato tardi stamattina, sì, perché hai dormito poco. Sì. Ma ieri sera che cosa hai condotto? Ieri sera... Hai condotto qualcosa? Sì. In qualche modo. Ma qual è il titolo del programma che hai condotto? Interessante. Fai un bel respiro. Dormi. Lascia andare. Scivoli. Scivoli in basso, in profondità. Appena ascolti la mia voce, al mio segnale, tornerai in superficie, ma avrai intrapreso un'altra strada. Questa sarà la strada del bambino che ha realizzato un altro sogno, il sogno di diventare calciatore. Sei diventato un calciatore professionista e mentre ascolti la mia voce, adesso sei sul podio e hai appena vinto il pallone d'oro. Adesso, mentre ascolti la mia voce, senti i tuoi polmoni che si riempiono di ossigeno e tu sei qui per ricevere il pallone d'oro. Sei il calciatore professionista che hai sempre desiderato essere. Conto da 1 a 3, sarai meravigliato, sarai stupefatto quando ti chiederò perché sei qui. Tu ci dirai che stai ricevendo il pallone d'oro al mio segnale. 1, 2, 3. Buongiorno. Come stai? Bene. Che ci fai qua? Sono venuto a ricevere il pallone d'oro con la maglia del Calcio Catania. Del Calcio Catania, possiamo fare un applauso al... E qual è il numero della maglietta che hai indossato? 19. 19, grandissimo. Appena mi dai la mano, scegli ancora più in profondità. Dormi, scivola, lascia andare. Torni giù, torni sempre più in profondità. Quando ti risveglierai, questo sogno che hai fatto sarà un sogno completamente immaginato. 1, 2, 3. Pronti? Buongiorno. Buongiorno.
Ma ti sei messo d'accordo con lui? No, sì. No, no. Non Marco, mi sono posso permettermi di dire... Aspetta, prima volevo sentire lui. Adesso, rivedendo, di cosa hai... Noi ci siamo parlati prima, lui mi ha detto semplicemente rilassati, ascoltami, è un modo per... poi io ne avevo anche estremamente bisogno, devo dire la verità. Per quello lui mi chiedeva sempre, come stai? Benissimo, perché comunque venivo da 2 mesi abbastanza... Meglio o peggio? Ma non ricordavi il titolo del Cazzate Mascherato? Raimondo mi ha detto, guarda che io non faccio nulla, fai tutto tu. Giusto, verissimo, dico bene. Verissimo, quindi... Verissimo. E tu avevi bisogno No, di è questo? Un pochettino come, non so, è presente come l'attore che interpreta il ruolo, entra in una parte, si concentra bene. È una questione viene usata di... anche in teatro. E quando non ricordavi il nome della trasmissione di ieri sera? Ma non è che non ricordavo il nome, io stavo, mi ero proprio talmente tanto rilassato forse. Che hai perso la memoria, improvvisamente non ti ricordavi di essere affiatato alla Carlucci. È come quando abbiamo qualcosa sulla punta della lingua e non ci viene, perché siamo così meravigliati di invece poterlo fare a comando? Abbiamo grandi poteri e possiamo fare tutto a comando.